Abbiamo visto in questi giorni le cronache della cosiddetta cupola romana e abbiamo sentito un governo che ha reagito a tutto questo e ha detto delle cose che sono assolutamente condivisibili. Bisogna che ci siano i processi, bisogna che ci siano le condanne, bisogna che quelle condanne siano certe. Avremmo però una domanda da fare. Non bisognerebbe forse che ci sia anche un sistema di appalti che non permette sistematicamente la corruzione? Non è possibile che ogni volta ci si pensi semplicemente che è la magistratura che deve intervenire. Uno Stato democratico previene. E allora, perché non si mette mano subito al sistema degli appalti? E verrebbe da dire che non si mette mano al sistema degli appalti perché per farlo la prima cosa che servirebbe è che si condanni nuovamente il falso in bilancio, perché è così, evadendo e facendo il falso, che si costruiscono le risorse per poi corrompere e rendere malato un sistema.